Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Antonino Spinalbese è riuscito a scampare all'occhio indiscreto delle telecamere del Grande Fratello VIP per poi vuotare il sacco con i suoi compagni di viaggio. Antonino Spinalbese, nonostante la sua pacatezza, si è fatto senza alcun dubbio notare all'interno della casa più spiata del GF VIP. Anzi, forse questa volta questa frase non è particolarmente azzeccata se teniamo conto del contesto a cui ci riferiamo, in quanto nelle scorse ore l'ex fidanzato di Belén Rodríguez è riuscito a farla franca sfuggendo all'occhio indiscreto delle telecamere del reality show di successo di Canale 5. A rivelare di averla fatta franca non è stata una segnalazione da parte degli utenti della rete, ma lo ha fatto lui stesso subito dopo la fine del collegamento con Alfonso Signorini, rivelando ai suoi compagni di viaggio che cosa ha fatto e di come nessuno si è accorto di nulla. Antonino Spinalbese l'ha fatta franca di fronte alle telecamere del GF VIP ed è riuscito a portare a termine il suo obiettivo. Antonino Spinalbese, subito dopo la fine del collegamento con Alfonso Signorini al Grande Fratello VIP, dove nella notte è stata sfiorata la rissa, ha confidato ai suoi compagni di viaggio di essere sfuggito all'occhio indiscreto delle telecamere e di essere riuscito a consegnare a Cristina 40, l'eliminata della scorsa puntata, un regalo molto speciale per lui, e nessuno è riuscito ad accorgersi del suo scaltro gesto, riuscendo a portare a termine l'obiettivo che si era prefissato. Sono riuscito a dare una cosa a Cristina prima che uscisse, quindi sono molto contento, ha raccontato soddisfatto l'ex fidanzato di Belén Rodríguez ai suoi compagni di viaggio, fiero di essere riuscito a consegnare un suo dolce ricordo ad una delle concorrenti con cui più ha legato durante il corso di questa settima edizione. Ma che cosa ha voluto regalarle affinché lei potesse ricordarsi della loro splendida amicizia nata nella casa più spiata d'Italia del Grande Fratello VIP? La risposta è presto servita. Le ho regalato un anello, ha raccontato, rivelando per filo e per segno che cos'è successo poco prima dell'uscita di lei. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.